Domenica 25 marzo, alle ore 18, nella sala polifunzionale del comune di Scalea, sono iniziati i festeggiamenti per il centenario del calcio scaleoto. Il comitato, formato dal consigliere delegato allo sport del comune di Scalea Fabio Ferrara, Enzo Greco, dirigente dell'US Scalea con delega al centenario, Enzo De Vito, Silvio Tenuta, Giovanni Le Rose, Antonio Auriemma, Luigi Fazio, Stefania Russo, Elena Stummo, Maria Cristina Saullo, Antonio Perrone e Gaetano Bruno, hanno operato per celebrare al meglio un evento che appartiene a tutta la cittadinanza e che ha voluto ricordare e riportare alla memoria di tutti le gesta dei tanti campioni che si sono succeduti e hanno contribuito a portare il nome della città in giro per l'Italia. Durante la serata inaugurale, ricca di ricordi, documentati con video e fotografie delle epoche e delle vittorie che si sono succedute, non sono mancati momenti di intrattenimento, con l'esecuzione dell'inno di Mameli da parte della banda musicale Città di Scalea, la recita di due poesie, uno sketch teatrale dell'associazione Carnem Levare e un momento di spettacolo della palestra Indie Bodyline che hanno allietato il pubblico. Un po' così oggi, manca tanta gente per questo motivo. E li capisco. Mi dispiace che mancano, a parte il presidente che ringrazio, lo Scalea Calcio, Bergamo, mancano molti dirigenti dello Scalea. Questo, così, non lo so. Manca anche la squadra dello Scalea, però, giustamente vanno bene, però in compenso le do tanti campioni del passato. Questo è una forza. È il suo giocatore, la sua storia, e quindi vedo due vecchie, in una fila due vecchie glorie come Pino Bono e Posterà, due grandi portieri. Buonasera a tutti, porto il saluto del Comitato Regionale della Calabria, del Presidente Miracchi, che per impegni purtroppo non è stato possibile che fosse presente a questo inizio di manifestazione. Consegno prima di tutto la nostra mascotte al sindaco di Scalea, una mascotte che è la nostra, è quella che ci accompagnerà per tutto il centenario. Centenario che per noi è motivo di orgoglio, è motivo di grandi prospettive per il calcio calabrese. Tutti quanti il 12 di maggio dovremmo essere a Roma, perché lì noi consegneremo la benemerenza allo Scalea e quindi a questa società gloriosa. Stiamo facendo tutti i preparativi, abbiamo esaminato e si sta esaminando tutta la documentazione, Presidente e caro Sindaco, e quindi la data è stata già fissata, il 12 maggio numerosi dovrete essere e dobbiamo essere a Roma, perché la benemerenza in Italia pochissime società l'hanno avuta e noi ne andremo orgogliosi di questo, e abbiamo fatto di tutto e stiamo facendo di tutto perché Scalea e lo Scalea possa avere i meriti che certamente merita, ecco, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ma che tutta la Calabria si ne orgoglisce. Quindi caro sindaco, io dico che anche l'amministrazione comunale, che si sta dando da fare, deve cercare di fare veramente qualcosa di meraviglioso. E noi vogliamo festeggiarlo alla grande, perché stiamo lavorando anche su altri obiettivi, possibilmente di avere qui una nazionale. E avere una nazionale significa che diamo grande risalto. Scalea dovrà avere qualcosa di fantastico. Io come consigliere regionale della Calabria
e di questa fascia tirrenica rappresento tutta la Calabria, ma in particolare la fascia tirrenica tengo moltissimo. Io credo che Enzo Greco abbia detto abbastanza, forse le frasi più significative sono: il calcio è cambiato, lui l'ha detto con dei riferimenti molto precisi, il calcio è cambiato ed è cambiato in poco tempo, però la regola di base rimane sempre quella, i traguardi a volte si possono fallire, ma l'importante è affrontare il traguardo successivo. Oggi è bello godere del centenario e purtroppo non ne godiamo oggi in particolare, vista la giornata come è andata. Però è importante già da oggi, dal 13 maggio, se vogliamo essere più buoni, dal 13 maggio in poi a pensare all'anno numero 101. Ed è quello, prima di tutto, il prossimo traguardo. Io vi ringrazio, giro la mascotte ad Enzo Greco perché è giusto che passi prima di tutto per mano dei tifosi e vi devo dire semplicemente grazie a tutti. Consigliere Ferrara, il primo degli eventi predisposti per il centenario. Sì, è stata una gran bella serata, c'è stata una bella partecipazione, abbiamo visto la sala gremita di bambini, di persone grandi, di appassionati e non, persone che hanno voluto rivivere delle emozioni tramite questi video, questi filmati che abbiamo proiettato, tra l'altro alcuni inediti, quindi hanno suscitato davvero tanto interesse e ho visto molte persone emozionate nel rivedersi e nel rivedere le proprie gesta proiettate appunto sullo schermo. Posteraro con le lacrime agli occhi qui in prima fila. Sì, io ero seduto proprio a fianco a lui e devo dire davvero, ecco perché parlavo di emozioni, è stata una serata molto intensa, negli occhi di queste persone ho visto l'amore e la voglia di rivivere come se fosse una situazione attuale, quello che è successo tanti anni fa. Il bello del calcio è questo, il bello dello sport in generale è questo, che probabilmente sentirsi partecipe, sentirsi nell'animo un qualcosa che richiama alla vittoria, al raggiungimento di un obiettivo o quantomeno solo alla partecipazione in una competizione, poi rievoca nel momento in cui vai a rivederle dentro di te qualcosa di forte. E io stasera l'ho letto negli occhi delle persone che erano in sala. Un bellissimo evento, offuscato un po' dalla sconfitta di oggi dello Scalè. Devo dire che sono rammaricato per questo, perché avevamo inteso fare appunto la serata in concomitanza con la partita, proprio sperando che gli umori provenienti dal campo fossero poi trasmessi qui nella sala consiliare, e in effetti questo è avvenuto, solo che purtroppo gli umori non erano positivi. La sconfitta pesa molto perché compromette e non di poco il cammino verso la salvezza, e speriamo che possa cambiare qualcosa, che ci sia nelle ultime giornate un'inversione di tendenza che ci consenta di raggiungere comunque un obiettivo che a questo punto si fa sempre molto più difficile. Invece riguardo al centenario e i prossimi eventi? Allora, ci siamo comunque detti tra di noi che volevamo lavorare a step, quindi chiudere un discorso per poi aprirne subito dopo un altro. Quindi da domani il comitato inizierà subito a lavorare per il prossimo appuntamento. Come già preannunciato da Ferrazzo, il consigliere della Lega Dilettanti, il 12 maggio ci sarà la benemerenza a Roma, quindi sicuramente subito dopo quella data o addirittura in concomitanza di quella data lì organizzeremo qualcosa per appunto dare forza a questo evento che è l'assegnazione della benemerenza sportiva. Per il resto ci saranno sicuramente, come ha già preannunciato anche Ferrazzo, delle amichevoli importanti. Tanti, probabilmente avremo una delle nazionali, delle nostre nazionali. Insomma, è un programma ricco che si svolgerà poi anche in varie location qui del paese, ce ne sarà una anche in Piazza Saverio Ordine, e questo ci permetterà poi, sempre in collaborazione con le varie associazioni, con la Proloco, Carnem Levare, che ringrazio assolutamente per il contributo che ci hanno dato, di proseguire per tutto l'anno e per offrire a coloro che vorranno partecipare con noi a queste feste
un epilogo che spero poi possa essere anche accompagnato dall'epilogo positivo sulla parte calcistica che riguarda l'anno in corso.